Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e ben ritrovati su Dark Souls 2. Perché sto parlando in questo modo? Perché c'è di nuovo la nebbia. Ma io li ho già distrutti. Scusa, c'è l'anima della sentinella della rovina. Perché cacchio c'è di nuovo la nebbia? Ah, ok, no, ah, ok, perfetto. No, no, boh, mi stavo preoccupando, ho detto, ma a parte che come ho visto i fantasmi mi è venuto subito il dubbio, ho detto, ma che cazzo, perché ci sono di nuovo loro? Allora, la settimana scorsa, sì, in effetti, la settimana scorsa avevamo lasciato praticamente il nostro PG. Dopo aver sconfitto le sentinelle, e dovevamo continuare in questo passaggio qui. Ora esploderanno Robby. Ok. Non c'erano oggetti qui, giusto? Ah no, sì, certo che c'erano. Anima di soldato ignoto. Interessante, interessante, interessante. C'è un falò, quindi sì, subito andiamo, d'accordo. Ah, così recuperiamo anche gli utilizzi della spada. Niente bad. Allora, qua vicino. C'ho una pietra di Pharos. Non ho pietra di Pharos. Cazzo. Non ho pietra di Pharos. Randello grande. Ah, no, di nuovo, no. Cioè, ma tu stai scherzando? Ma allora è davvero una persecuzione. Porca miseria, ma cosa serve metterlo ogni tre passi del giocatore? Non serve a niente, dopo un po' diventa ripetitivo e anche inutile. Si sta incazzando. Ma già ti calmi, vedi adesso. Adesso vedi come ti calmi. Mi sa che li stanno un po' mettendo come mettevano i cavalieri neri in Dark Souls 1. Cioè, a cazzo di cane, dove non serviva. No, vabbè, in Dark Souls 1 un po' aveva anche senso. Qua c'era un forziere. Siamo non sia una trappola. Ok. Campana da sacerdote, mi sembra di aver letto. Allora, il randello grande, dove cacchio sei? Ovvero questo coso qui, è una delle mie armi preferite. Solo che il problema è che non abbiamo abbastanza forza. Vabbè, oddio. Tanto noi lo utilizzeremo essenzialmente per fare questa mossa, quindi in teoria potremmo riuscire comunque ad equipaggiarlo. Quest'arma voleva 26 di forza, noi abbiamo 25. Perfetto, andiamo anche a 27, che non fa male. Ok, acquista con 4.000 anime, perfetto. Thank you, kindly. Allora, io direi di utilizzare però anche queste anime. Ah no, aspetta, voglio provare un attimo il randello grande. Come un idiota io ovviamente, dove vado a colpire? Bim! 342. Vediamo se riusciamo. Quante titaniti abbiamo? 5. Sì, forse ci bastano. Frammento di titanite, che palle! Fai vedere? Ah, non te le ho prese, perciò te le prenderò tutte 10. 8.000 anime, no, così sarebbe da idiota. Tanto a me ne serve solo una per il momento. Allora, rinforza arma e armatura. E rinforziamo il nostro randello gigante. Ora ci servono i frammenti grandi di titanite. Ok, quindi possiamo comprare. No, volevo comprare in realtà. Quanti me ne servono? 3, se non sbaglio, erano 1 più 2 più 3. Quindi 6 in tutto. Più le varie anime per i potenziamenti. Quindi mi servono un bel po' di anime. E anche l'anima dell'immortacci tua, ovvero della sentinella della rovina. Tanto anche la sua arma non la faremo mai. 16.000 e prendiamo altre 3 di queste. 8.000 potrebbe bastare. 1, 2 e 3. Alla grande, abbiamo una 288. Oggi c'è un vento qua. Porca miseria. Allora, proviamo a scendere. No, così. Bravo, Ciccio. Il tizio non dovrebbe respawnare, vero? Ok, perfetto. E usiamo la pietra di Pharos. Di Pharos, o come cacchio si chiama. Dove sei? Eccoti qua. E qua c'è il campanile della luna.
che non so come. Ok, sì, va bene. Ok. Allora, lì per il momento non possiamo andare perché ci dobbiamo arrivare in un altro modo. 15. Qua c'era qualcuno? Sì. Miramelo però, per favore. Là c'è un simbolo di evocazione. 517. Fa un po' più di danno, ma giusto un po'. Allora, qua abbiamo un incenso dello scettico, che non mi ricordo assolutamente a cosa sia fisso, una moneta arrugginita. Allora, qui c'è Glencore, il senza padrone. Ti evocherò dopo. Ok, vediamo cosa c'è. Io non me li ricordo il drop dei forzieri. Quindi, anello di pietra blu. Allora, l'anello di pietra blu a che cosa serviva? Ah, no, 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 vabbè. No, è buono, è molto buono. Dai, muoviti. Grazie, Glencore. Ma giusto che c'era il come si chiama? Vabbè. Ok, non c'è il fuoco amico, vero? Perché noi dobbiamo salire su per poter aprire sto coso. E ci sarà da smadonnare adesso. Olè. Via. Via. Aia. Glencore, ma Glencore mi ha seguito. Meno due. Quello che sta facendo il culo a Glencore. No, no, allontanatevi da quel cazzo di forziere. Se mi distruggi il forziere, ti ammazzo. Ok, invasione esiliato. E tu? Vieni qui. Vieni qui. Muori. Grazie dell'effigie umana. E vediamo cosa ha da offrirci questo forziere. Incenso del. Ma tu ti stinci. A cosa serviva poi l'incenso dello scettico? Scusami un attimo. Riduce di uno la fede richiesta da un incanto. Non è che sia molto inutile, però siccome adesso non abbiamo nessun incantesimo, non ha molto senso. Se siamo pronti, siamo carichi e vediamo di potenziare un po' il nostro attacco. Io non mi ricordo che cosa fossero deboli i gargoyle, però vabbè, proveremo con la magia. No, 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 no. No, 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 no. Gli ho fatto un bel po' male. Questo scontro, se non mi ricordo male, era un po' a tempo, nel senso che più fretta ci batte ad ucciderli, e meglio era. So che stavo rischiando io di morire. Ok, meno due. Glencore, stai per morire, per favore non morire, che sennò saranno cazzi e mazzi. Ok, uccidilo per favore. Ok. Perfetto, curati. Anche Glencore si può curare. Aia. Vabbè, mi ha un po' fregato. Uno. Alla grande. Dai, Glencore! Mi mancava un colpo. Alla grande! Alla grande, al primo colpo li abbiamo uccisi. E anche molto in fretta, se devo essere sincero. Anima di gargoyle della campana. Un bel po' di anime. Con cui faremo importanti level up. E questa cosa l'ho fatta essenzialmente per una cosa. Anche se in teoria noi potevamo andare avanti tranquillamente, ma non l'ho fatto per un semplice motivo. Però essere qui con zero fiaschette Estus è un po' rischioso. Anello del rituale del sud. Se non erro, questo mi aumentava un po' della forza. Anello del rituale del sud. No. Ho sbagliato, vabbè. Ah no, c'è un falò, c'è un falò, c'è un falò, c'è un falò. Me l'ho totalmente dimenticato di questo falò. Chissà che non ne esca un cazzo di persecutore dal nulla. Tanto ormai escono tipo i funghi quelli. Ciao cani di merda. Aia, sto per morire. Non stare sugli scudi, per favore. 2 e 3. Ora tocca a me però. Sai che sono cazzi tuoi ora? Vero che sono. Te ne sei accorto? Sì che sono cazzi tuoi. Ah no, per dire, giusto per dire. Ok, qui praticamente, se non mi ricordo male, c'era un oggetto. Sì, vabbè, l'effigie umana. Quanto fa 313? Ma non le fa dallo, gli Akatal. Però, ragazzi, guardate il modificatore. Noi, a parte il fatto che abbiamo bisogno di 50 di forza per poterlo brandire. Io adesso sì, posso brandirlo, però solo a due mani. Perché? Perché ho 27 di forza. Però brandendo un'arma con due mani, praticamente la forza raddoppia.
Allora, non mi ricordo con la destrezza come funzionasse, però con la forza sono sicuro al 100%. Però guardate, ragazzi, questo di base ha 313 di base, senza potenziamenti né niente, mentre questo ha 288 di base più 125. Quindi arriviamo a fargli molto di più con quest'arma che vuole meno forza. Ovviamente questa è potenziata, più 6 e il dente di drago più 6 dovrebbe far più danni, però se facciamo i conti arriviamo ad oltre 400 punti di danno. Ok ragazzi, facciamo un po' di livelli, che non è mai male fare livelli. E portiamo al 30 la forza, così, giusto per. Poi aumentiamo un po' la vitalità. E io direi, qual era quella caratteristica che mi permetteva di aumentare il peso trasportabile? Ah, ecco, il vigore. Infatti ce l'ho al 7, devi portarlo almeno all'8. Un chilo in più. Uno in più, nient'altro che un numero. Facciamo al 10 che è meglio. Ok, abbiamo usato praticamente tutte le anime che avevamo. Very good. Vediamo un attimo come siamo messi. Quindi 288 più 128. Abbiamo aumentato di un punto, se non sbaglio. Quindi praticamente abbiamo avuto 3 punti in più di danni con quel livello in più. Che non è male. Abbiamo un 47% di peso trasportabile. Ma se io metto tipo gli stivali del falconiere, che tipo di drop ho? Ah, ho ancora il midroll. Che tipo di drop? Perché ho detto drop? Vabbè. Sì, almeno siamo anche più bellini da vedere. Certo che con i piedi nudi camminare in questo terreno sarebbe molto molto efficace. Ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Mi dispiace solo averla fatta uscire tardi perché l'ho registrata praticamente alle 3 meno 10, una cosa del genere. Perché stamattina non ho. Perché stanotte praticamente non ho dormito bene, non ho chiuso occhio, non sono riuscito a registrare ieri perché tra una cosa e l'altra ho avuto anche problemi col computer. E quindi niente, ho dovuto ritardare con l'uscita della puntata, però vabbè, alla fine è uscita lo stesso. Per il momento è tutto, ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima puntata di Dark Souls 2. Alla prossima!